Matteo Renzi, 31 agosto 2012, San Raimondo, e tu sai perché lo dico? No, perché non lo sai, perché è il mio onomastico. Mi sembra un tema fondamentale, anche Wall Street ha chiuso male per questo. Ho aspettato la visita a Santa Caterina per fare la domanda. Vai. Qui sono venuti Romano Prodi, prima di partire per il suo primo... Sì, 1990... Sì. Vedi, sì. Sì. Per le sue prime primarie. Vai. E ha vinto. D'Alema, quando era presidente del Consiglio, ha fatto l'ultimo comizio e poi si è dovuto dimettere. Tu come ti collochi? Abbiamo perso. Infatti, allora mettiamola così, io non faccio riferimento né alla visita di Prodi né alla visita di D'Alema, sono ammirato dalla bellezza di questo luogo e più in generale dalla ricchezza di doni che il Salento ha. E credo che se un paese come l'Italia vuole avere un futuro, deve ripartire proprio dalla bellezza delle nostre chiese, dalla bellezza delle nostre piazze, dalla bellezza del nostro paesaggio, dalla bellezza del nostro mare, ma forse più in generale dalla bellezza della nostra gente. Noi viviamo un momento di crisi, un momento molto difficile. L'unico modo che ci aiuterà per uscirne non è soltanto parlare di economia, spread, differenziali, ma è anche ricordare a noi stessi ciò che siamo, l'identità della nostra terra, una terra che produce bellezza. E dirlo in questo chiostro credo che abbia un significato doppio. A Fra Massimo si è illuminato l'occhio quando tu, entrando in chiesa, hai messo la mano destra nell'acqua santiera. Non è un gesto che si vede fare molto spesso, e dai politici soprattutto. Questo dipende naturalmente dal fatto, quando uno entra in chiesa, se è un credente o non è un credente. Questo riguarda però la sfera personale di ciascuno di noi. Il sindaco, il presidente della provincia, l'amministratore, il politico, il parlamentare, indipendentemente dalle proprie credenze religiose, fa politica in modo laico, cioè rappresenta tutti. Rappresenta quelli che credono e quelli che non credono, quelli che credono in Cristo e quelli che hanno altre visioni. Questo non toglie il fatto che per uno come me, che viene da una appartenenza a una visione religiosa cattolica, è molto importante vivere e alimentare la mia appartenenza religiosa. Ma quando faccio il sindaco, sono il sindaco di tutti. Ad esempio, quando vado a fare la comunione in chiesa, mi levo la fascia perché penso sia un atto di rispetto verso gli altri. Quando vado a incontrare il Papa, non faccio il baciamano perché rappresento tutta la città e la città non si fa, una città non va a baciare l'anello al Papa. Un credente sì, sono piccoli gesti che riguardano la sensibilità di ciascuno, ma che credo che debbano essere molto seri nel rispetto per gli altri, ma anche per se stessi. Grazie. A te, ciao. Buona su Berlusconi.